Icona del giornalismo indipendente Lucio Caracciolo, mai come in questo periodo così difficile in cui spesso la gente ha fame di verità e al tempo stesso la contraddice tante volte, ecco il ruolo del giornalismo, il suo ruolo in questo periodo. Non sono ovviamente un distributore di verità, sono un cercatore di notizie e soprattutto cerchiamo di interpretare. Che quando c'è una guerra abbiamo due problemi fondamentalmente, quello di distinguere le notizie relativamente vere da quelle false e poi soprattutto creare un contesto. E l'analisi geopolitica che l'IMES fa serve a questo, cioè a capire il contesto storico e geografico. Ecco, l'emozione di ricevere questo premio dove oggettivamente passano tutti i migliori, chiaramente ogni anno ciascuno nel suo habitat, nel suo tema, nel suo campo, un commento anche su queste due serate. Beh, insomma, spero di non abbassare troppo il livello, comunque mi fa veramente piacere e onore e lo considero non un premio a me ma alla nostra piccola impresa all'IMES e a tutti i collaboratori, spesso anche molto giovani, che danno vita e sangue al nostro lavoro. Le chiedo qual è la sfida per il futuro, no? Anche dal punto di vista sempre giornalistico, in cui un momento in cui c'è internet, ci sono i social, c'è una sfida veramente complicata davanti a noi. Credo che il futuro sia in un giornalismo di qualità, quindi con la capacità di selezionare giovani che siano volenterosi e che sappiano andare dentro alle notizie. Una fase del giornalismo è finita con i social, ne comincia un'altra, secondo me più interessante.